arriva il gallo, il dardo è avanti, cavaliere Milli, Milli, Caputo, Antonio, Caputo, dove l'ha messa? 2-0 per il Nardo, un gol stupendo. Amici sportivi, buonasera e benvenuti a Salotto 1958, secondo appuntamento di questo web format ideato e voluto dalla grande famiglia della Cinardò per essere in vostra compagnia e per darvi l'opportunità di entrare nella nostra quotidianità, nelle mura della nostra sede amministrativa, per parlare della nostra amata squadra di calcio, ovviamente con i protagonisti che di volta in volta andremo ad ospitare. Un secondo appuntamento che state seguendo sulla pagina ufficiale della Cinardò, oltre che al sito web Salento Television. Lo diciamo per gli amici che non sono sui social, quindi chi non ha questa possibilità attraverso la pagina social può andare su Salento Television. Un ringraziamento innanzitutto al nostro tecnico e regista Francesco Rizzo. Io passo subito a presentarvi gli ospiti di questa seconda puntata, che spero sia di vostro gradimento. E a proposito, vi ringraziamo tantissimo per la compagnia che ci avete tenuto nel primo appuntamento di 7 giorni fa, dove sono state tantissime e numerose le visite e dove avete espresso appunto piacere per questa nuova idea che nasce a tinte granata dalla nostra sede. Ricordiamo che potete interagire con noi attraverso il numero WhatsApp che vedrete in sovraimpressione per porgere qualunque tipo di domanda riteniate opportuna, ovviamente nei limiti del numero e della diciamo ovvietà o dell'argomento in questione. Quindi cerchiamo di essere proprio razionali sull'argomento per fare delle domande opportune per quanto riguarda anche i nostri ospiti che io presento, a partire dall'ospite principale, che non è quello che di solito frequenta la nostra sede, vale a dire il nostro grande amico Michele Climaco. Benvenuto Michele. Grazie Fernando, io pensavo che ti riferissi però ad Alessio Antico, che è il padrone di casa, no? L'amministratore unico della società. È il padrone di casa, ma tu da graditissimo ospite hai la precedenza su tutti, perché tra l'altro sei molto conosciuto, ma perché appunto entri per la prima volta forse in questa sede. Quindi grazie Michele di essere grazie a voi per l'invito. Noi e quindi andremo a parlare di calcio con te e con l'altro nostro ospite, che sicuramente i nostri appassionati avranno riconosciuto, vale a dire Samuele Romeo, nostro difensore centrale. Buonasera Fernando, buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito. Perfetto, poi c'è il padrone di casa, come l'ha definito Michele, che non ha bisogno di presentazioni, ma lo facciamo a beneficio di chi vorrà insomma colmare qualche lacuna a livello conoscitivo di colui che è il personaggio principe dal punto di vista sportivo della nostra Nardò, vale a dire Alessio Antico. Buonasera Alessio. Buonasera a tutti. Alessio ovviamente è l'amministratore unico di questa società. Andremo a discernere di calcio, andremo a parlare di quanto è accaduto qualche giorno fa a Bitonto, con un'occhiata a quella prestazione, ma soprattutto a quella futura. Lo faremo in prospettiva anche con una chiamata Skype che farà piacere a molti tifosi, per cui vi invitiamo a rimanere con noi, perché sarà in chiamata Skype Gino Daddabbo, un personaggio che chi ha frequentato i gradoni del Giovanni Paolo II anche non tantissimi anni fa, benché parliamo di 25 anni fa, non è assolutamente sconosciuto, quindi lo rivedremo proprio nella sua veste diciamo odierna, che non è sicuramente quella del ragazzino o dell'atleta giovane che abbiamo conosciuto, ma è comunque un appassionato di sport e soprattutto un affezionato del Nardò Calcio. Quindi Gino Daddabbo sarà con noi. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, andiamo a parlare di calcio, di Nardò
che esce dall'ultima partita in quella di Bitonto sconfitto. Facciamo un breve sunto con degli highlights di quella partita, poi andremo a parlarne con gli ospiti di studio. Francesco, gentilmente gli highlights. Tra dribbling solito dell'estroso esterno di centrocampo del Nardò, tra l'altro bomber della squadra, poi c'è un tentativo di attenzione di gli ha fatti tagliare capitan De Giorgi dalla distanza, che è figlio lì a classe 99, blocca in due tempi di eccezionale il Bitonto, come vedete molte volte si propone come in questa volta con Lattanzio, molto bella l'azione con lo scambio con gli avanti Palazzo, lo dicevamo che non c'era stata fiammata, in realtà è arrivata la prima, dopo quella parziale in cui si è vissuto infatti, il tiro dalla distanza del gioco, che adesso c'è stata la conclusione di Lattanzio. Molte volte il pallone fra i piedi in difesa e poi preferisce questi lunghi lanci in avanti a scavalcare, talvolta rallenta l'azione, ma vedete ci arriva sempre Palazzo prima e poi la conclusione di Lattanzio. E questo diciamo il leitmotiv di questa partita. Va Montinaro il colpo di testa di Caputo a evitare l'intervento di Palazzo, che però riesce a superare ancora Caputo nella conclusione, poi il colpo di testa con Milli che sfiora la palla, il colpo di testa di Petta e la punta delle dita di Milli, il pallone che sbatte sul palo, Milli ancora con un balzo se lo ritrova sui piedi, ma tanto quella la vedranno già sentire in mezzo al campo Palazzo, la vedranno in replica Giorgi, lo perde, poi c'è Lattanzio che non riesce a fare la conclusione, il tiro e sbatte sui piedi di un difensore, finisce in corner. Interviene Palazzo, Nicolao, Palazzo riesce a effettuare il corso centro di ti stanno vedendo, no? La conclusione fa la barba al palo, Palermo. Una serie di batti e ribatti per un pallone conteso sulla tre quarti, poi finisce in mezzo all'aria. Attaccato. Ho la sensazione che il vento metta un attimo in difficoltà la gestione delle traiettorie. Eventualmente girami lì su va Caputo sopra, quelli la conclusione non credo che arriveranno, non è potente, ma a meno che non scrive qualche tipo di avversario, alta sulla traversa, controllata agevolmente da poi Fignola. Ovviamente mi farai cenno, quindi c'è un messaggio, ma io poi vedo. Tanto Valzano sbaglia un comodo pallone, arriva Mariano e c'è il gol. Il Bitonto passa in vantaggio su un errore clamoroso del Nardò. Palazzo. Mariani. Palazzo. Parte il cross in mezzo. Tentativo di Piarulli al volo, intercettato. Attaccare il cinzio di Cancelli adesso e ovviamente di Caputo che sta per battere. Chi era? Parte il cross in mezzo, va Stranieri a colpire di testa, ma era di spalle alla porta. Parte il cross di Caputo, attenzione, Tornros colpisce di testa, il pallone finisce in corner. Parte il cross di Caputo, la conclusione è il pallone che il portiere si ritrova in mano. Incredibilmente figliolia sull'incursione di Nicolao, si ritrova il pallone in mano.
Tornati nella sede del 1958, in questo salotto Granata, abbiamo appena visto quello che è successo 5 giorni fa a Bitonto, lo andiamo a esaminare, ma ovviamente con la mente già guardiamo al futuro, e lo possiamo fare nella migliore maniera con il protagonista della gara, vale a dire Samuele Romeo, che tra parentesi sta ricevendo già tanti like e tanti apprezzamenti da chi sta guardando la trasmissione, quindi questo non può che farci piacere. Evidentemente hai un viso che buca lo schermo, Samuele. Allora Samuele, quella partita non riusciamo ad inquadrarla ancora, evidentemente, anzi sicuramente ne avete parlato fra di voi negli spogliatoi, siete arrivati a un perché di quella prestazione? Guarda Fernando, sicuramente non è stata una delle nostre migliori partite, questo noi lo sappiamo, perché ognuno di noi dopo una partita si fa, diciamo, tornando a casa, pensa a quello che è stato fatto di buono, ma soprattutto di negativo. Non siamo stati brillanti come al solito, c'è anche da dire che abbiamo fatto 4 partite dove il dispendio di energie psicofisiche sono state veramente molto elevate. Vedi la partita di Francavilla, Molfetta, a distanza ravvicinata, poi contro il Lavello, una prima in classifica che sinceramente abbiamo messo sotto dal primo all'ultimo minuto. Io dico che non è tutto da buttare cioè la partita di domenica, anche perché sì, il Bitonto al primo tempo ha meritato magari di andare in vantaggio, però con tutto ciò noi abbiamo saputo tenere botta, portando anche la partita al primo tempo sullo 0-0. Poi al secondo tempo, diciamo, quasi nel nostro momento migliore abbiamo avuto una nostra disattenzione, quindi abbiamo preso gol e da lì abbiamo cominciato, cioè abbiamo magari creato qualcosa, però come si dice, purtroppo siamo usciti sconfitti da Bitonto, ma non sarà una sconfitta a batterci, e quindi già noi abbiamo testa alla prossima partita, che è domenica contro il Cerignola, e sapremo quello che dobbiamo fare, e soprattutto cercheremo di portare i 3 punti, non cercheremo, porteremo i 3 punti a casa. Samuele, la terza partita, no, nel giro di pochi giorni, può effettivamente sfibrare dal punto di vista mentale, cioè il fisico non risponde più agli impulsi mentali, magari perché mancano, proprio per via di una stanchezza che logora? Come dissi poco fa, il dispendio di energie è stato veramente molto elevato, perché tu devi mettere anche il fattore campo, no? E passi da un campo in erba naturale a un campo in sintetico come quello di Molfetta, e il fisico ne può molto, molto risentire, però non sto trovando degli alibi, quindi a livello fisico un po' ne puoi risentire, ma alla fine, diciamo, nel calcio succede, noi siamo degli esseri umani, non siamo dei robot, quindi un piccolo calo c'è stato ed è stato evidente, quindi adesso durante la settimana abbiamo cercato di riassimilare tutte le nostre forze e poi metterle in atto domenica contro il Cerignola. Quindi c'è già una ritrovata compattezza all'interno dello spogliatoio. Quello sicuramente, quello già dopo Bitonto c'è stata subito, perché siamo consapevoli della nostra forza e di quello che noi possiamo continuare a dare in questo campionato, perché sinceramente stiamo facendo bene, e mi va di fare veramente un applauso a tutti i miei compagni, alla società, quello che sia, che ci fa sentire sempre la loro presenza a 360 gradi, e questo per una squadra importante. Michele, ti coinvolgerei per quanto riguarda la classifica, cioè stiamo assistendo a un campionato che non ha una lepre, che praticamente fa le distanze con le altre, benché sia un campionato di difficile interpretazione, stante i turni che vengono a saltare. Secondo te è più il rammarico delle occasioni, cioè il campionato delle occasioni perdute, o c'è qualcosa che effettivamente lo rende livellato, stante la differenza di punti che esiste fra la testa e la coda rispetto alla nostra posizione? Sì, giusto per avere un'idea circa questo argomento relativo alla classifica cortissima anche in testa, anche se c'è da dire poi la classifica è parziale, perché ancora Casarano, Picerno devono recuperare una serie di partite, anche se
il ritmo fin qui tenuto da queste squadre lascia supporre che non è che potranno vincerle tutte, no? Quindi io presumo che quando si completerà il girone d'andata, la prima avrà 31-32 punti, ma 33 al massimo. E a questo proposito, invece, l'anno scorso il Bitonto chiuse il girone d'andata con 37 punti, quindi questo significa che inevitabilmente quest'anno c'è stato un calo nel punteggio delle squadre di testa. Questo penso che sia legato anche al gran numero di squadre che quest'anno sono attrezzate per vincere il campionato e che inevitabilmente si tolgono punti l'un l'altra. E poi ci sono anche le squadre, diciamo, che non sono partite con l'obiettivo di vincere il torneo, come il Nardò, che però possono togliere punti anche alle grandi. Il Nardò, come tante altre squadre, no, che occupano in questo momento la zona centrale della classifica. In effetti penso che anche in coda quest'anno basteranno meno punti per raggiungere la salvezza, perché non c'è la squadra materasso degli altri anni, tipo l'Agropoli, no? O qualche anno fa il Granata, l'Ercolanese. E quindi penso che ogni partita sia difficile e le grandi rischiano ogni domenica, insomma, di lasciare punti per strada. L'esempio nostro è lampante, no? Abbiamo già battuto il Casarano e l'Altamura, che al momento sono tra le squadre e il Lavello, quindi tre squadre che pretendenti alla promozione in Serie C. Alessio, ti coinvolgerei dal punto di vista della classifica, appunto. Noi con 22 punti in 16 partite abbiamo una media di meno di 1,5 punti a partita, quindi non raggiungiamo per poco questa media, però siamo lì. Ti è mai venuto, come posso dire, il dubbio che poteva essere un campionato diverso, o, ripeto, delle occasioni sprecate, qualcosa che il Nardò magari ha mancato, cioè quella partita di svolta che più volte il mister ha detto non l'abbiamo fatta nostra per farci belli in questo torneo? Allora, Fernando, io ti faccio un discorso più generale dei rimpianti di quest'anno. E noi quest'anno abbiamo voluto fare una squadra importante rispetto agli altri anni, anche perché ce lo siamo potuti permettere, e quindi abbiamo preso calciatori importanti per la categoria. Rimpianti, al momento secondo me ci manca qualche punto in classifica per quello che ha dato la squadra e soprattutto per la partenza sbagliata, tra virgolette, perché non avevamo la forza di giocarci le prime tre partite di campionato con tutti quegli infortuni, no, che alla fine nessuno aveva pronosticato oppure messo in conto. Perciò abbiamo dovuto schierare per le prime tre partite una squadra, diciamo, per la maggior parte under. E niente, detto questo, io non sto a recriminare, perché secondo me a fine anno, poi, come si dice, no, ognuno fa i punti che merita, no? Perché poi si equivalgono sia gli episodi favorevoli con quelli sfavorevoli. E dico solamente, io metto l'accento proprio su questo discorso, cioè ognuno fa i punti che si merita. Quei punti adesso ci dicono che sono solamente 6 le lunghezze che mancano da una vetta, ripeto, di una classifica molto corta. Quindi un cruccio, un qualcosa che possa dire peccato, cioè abbiamo sprecato. Sì, guarda, appena proprio questa settimana abbiamo parlato con la squadra, con lo staff tecnico, col mister, con il resto della società. Ci siamo confrontati tutti insieme, perché posso dire che, oltre ad avere una squadra per me forte che ancora non ha espresso le sue potenzialità al 100% in questo momento, ci siamo confrontati e abbiamo visto un difetto forse della nostra squadra quest'anno.
che è quello là magari di fuori casa, di non avere un ruolino, no? Neanche minimamente vicino a quello che abbiamo in casa. Perciò secondo me cercando di affrontare le partite fuori casa un po' con più convinzione, rischiando un po' di più, questa squadra può arrivare al livello delle altre che stanno con qualche punto in più di noi. E perciò ne abbiamo parlato tutti insieme, abbiamo analizzato questa situazione qua e niente, però adesso abbiamo due partite importanti in casa, perciò dobbiamo pensare prima a quelle, a continuare come stiamo facendo. E niente, posso dire, volevo aggiungere un'altra cosa, che proprio questo rapporto che si è creato tra società, staff e calciatori è la cosa più bella quest'anno, perché cioè, analizziamo le partite insieme e vediamo il problema, no? Oppure quello che non sta andando, no? Magari ci sono tante cose che vanno bene, però noi guardiamo sempre le cose che non vanno bene proprio per migliorare. E perciò si è creato un rapporto che secondo me davvero va al di là dei Dei ruoli. rapporti, dei ruoli di società, calciatori o staff tecnico. Stiamo cercando tutti insieme di arrivare più in alto possibile. È normale che dopo 2 annate che al cardiopalma per noi, no? Quest'anno la prima cosa è la salvezza. Poi quando ci salviamo, vedremo dove potremo arrivare. Infatti torno su quanto hai appena detto, cioè analizzare le partite tutti insieme dà proprio l'idea della grande famiglia, cioè quel pensiero che noi esportiamo quotidianamente ai nostri tifosi, a chi ci legge, proprio perché lo siamo. Ci metto pure Ci io, voglio dire, come mancherebbe. conduttore, ma anche come facente parte dello staff, nel senso che è veramente una grande famiglia la Cinardone, nel quale i problemi non sono, come devo dire, circoscritti al ruolo, ma Sì, tutte le Fernando, ma idee vengono condivise, insomma. infatti quest'anno cioè, non lo dico perché sono frasi fatte o come dicono tutti, no? Perché veramente siamo andati noi a scegliere prima l'uomo, no? E poi il calciatore, perché comunque abbiamo voluto gente che orgogliosa di vestire la maglia del Nardò, abbiamo voluto gente che si è messo in discussione non solo dal punto di vista diciamo tecnico, ma anche dal punto di vista economico, no? Perché sapevano che Nardò non è una piazza qualsiasi, dispiace per gli stadi chiusi, perché tanti di loro ancora non hanno visto, no? Hanno avuto la fortuna, no? Di vedere la nostra tribuna piena di quello che sono capaci di fare i nostri tifosi. Però veramente quest'anno posso dire che a livello oltre che tecnico, anche umano, abbiamo saputo scegliere, no? E perciò così diventa tutto più facile. Al di là dei risultati sul campo, io vedo sempre che la squadra suda la maglia, che la squadra anche per assurdo a Portici, dove abbiamo perso 6-1, è stata forse negli ultimi anni l'umiliazione più grande a livello sportivo, però sinceramente non sono riuscito neanche a mettere in discussione la voglia oppure l'impegno da parte di tutti i ragazzi che sono scesi in campo, perché si vedeva, è stata una partita di quelle che ti va tutto storto, e magari per la voglia di recuperarla abbiamo fatto tra virgolette più danno che bene, no? Perché potevamo limitare i danni volendo, no? Però invece loro con questo nervosismo di questa scoppola che abbiamo preso, no? Abbiamo fatto più danno, no? Perciò noi siamo contentissimi come società di quello che stiamo facendo. Con questo chiudo dicendo che questa squadra, lo ripeto, secondo noi non ha ancora espresso le sue vere potenzialità. Samuele, ti coinvolgo su un argomento che Alessio ha toccato durante la sua disquisizione. Cioè, questa squadra ha un rendimento esterno che non è all'altezza di quello interno. E la cosa stona se era affrontata all'ista di vuoti, cioè 4-2 con una pressione del tifo, non c'è come posso dire, un condizionamento esterno che possa giustificare, diciamo, questo ruolino di marcia. Tu come pensi che possa essere giustificabile? Allora, cioè, quello che dice Alessio è vero, cioè, abbiamo raccolto non tanto fuori casa, non posso parlare di pubblico e cose anche perché
cioè adesso in ogni campo, in questo periodo, in ogni campo che vai non c'è un tifoso, quindi, ma al di là di questo, secondo me la tifoseria dovrebbe darti più, diciamo, più agonismo, e dovrebbe farti sentire, diciamo, più, come ti posso dire, calciatore, nel dire guarda, stiamo andando a fare una partita, non stanno andando in guerra, ti stanno andando a divertire. Quindi tralasciando questo, io dico solamente una cosa, che fuori casa noi abbiamo creato tante azioni, sinceramente. Vedi magari la partita di Molfetta, vedi anche la partita di Aversa, con tutto ciò che magari anche qualcosina avevamo rischiato, o vedi anche la partita di Andria. Io dico che solamente ci è mancato un pizzico di fortuna, e secondo me qui stavamo a parlare di altre situazioni. Quindi secondo me diciamo, quella fortuna che ci accompagna dentro casa, speriamo che ci possa accompagnare nel proseguo del campionato anche fuori casa. Beh, e ne sono convinto, perché la squadra c'è, e ci faremo trovare anche pronti fuori casa. Ma dici la verità, quando Alessio ti diceva mi dispiace che i tifosi non possiate vedere gli spalti pieni, ma un calciatore le vede le cose, cioè prima di venire sa quale piazza sta andando. È la prima cosa che guarda, ad esempio uno come me, che sono un tipo caloroso, no? Cioè, lascia stare con tutto ciò che sapevo che andando a Nardò, come andando in un'altra piazza, non andavi a non ci poteva essere l'ingresso della tifoseria allo stadio, ma sapevo che società e che piazza è Nardò, e questo per me è stato il primo passo per decidere di venire qua e soprattutto lottare per questa maglia. E ringrazio la società di avermi dato la possibilità di vestire i colori granata. Perfetto. Michele, mercoledì sono andati in scena dei recuperi. I risultati ci hanno un attimino sorpreso. Ne parlavamo durante la proiezione degli highlights di domenica scorsa. Ragno praticamente l'abbiamo fatto durare solo 3 giorni in più, per dire che quel risultato comunque balza agli occhi per la sorpresa che suscita, così come il Taranto che pareggia in casa col Fasano in superiorità numerica, e poi c'è stato l'altro recupero del Picerno col Sorrento che finisce 2-2. Cioè, sono risultati francamente inaspettati. Tu come te li giustifichi, secondo te? In effetti quello che ha sorpreso di più è stato soprattutto il pareggio del Taranto con il Fasano, considerata anche la superiorità numerica goduta, no, dal Taranto per più di un'ora, perché il calciatore del Fasano è stato espulso, insomma, prima della fine del primo tempo. E però, se dobbiamo un po' analizzare il cammino del Taranto, spesso ha avuto grossi problemi a concretizzare la sua azione offensiva. Reduce da tanti 0-0, no? E d'altra parte, se noi guardiamo la classifica dei marcatori, dobbiamo scendere fino a quota 2 per trovare un giocatore del Taranto, quindi in pratica sono privi di attaccanti in grado di finalizzare la loro azione, nonostante abbiano preso quell'attaccante argentino che mi pare esordì proprio qui a Nardò, a Bayan, che stava in una squadra, il Sant'Agata, nel girone I, e ultimamente anche Diaz. Per quanto pensate che nel Fasano c'era il nostro Davide Di Fino, che ricordiamo come un centrocampista molto dinamico, no? Quell'anno c'era anche Alessio, che faceva praticamente l'attaccante, per dire anche che comunque c'era la difficoltà di affrontare una squadra che era tutta ritratta all'indietro, anche se non è stato poi soltanto passivo l'atteggiamento del Fasano, che si è proposto anche in avanti. Però resta l'inspiegabilità, come posso dire, il mistero di una squadra che, avendo dei giorni da giocare, quali le partite, no, da recuperare, gli davano tutti una classifica virtuale da capolista praticamente. Sì. Diciamo che il Taranto sta sprecando queste opportunità. Sì, anche se io non ho mai creduto che il Taranto potesse vincere tutte le partite, perché è nella storia di questo campionato che, come dicevamo prima, le grandi prima o dopo finiscono col perdere in trasferta, pareggiare in casa, come è successo al Casarano, come è successo al Lavello, che mi sembrano comunque, Casarano e Lavello, le due squadre più continue.
che stanno andando avanti con più regolarità, nel senso che in casa bene o male riescono quasi sempre a vincere e fuori casa quasi sempre a pareggiare. Picerno Sorrento tutto sommato era uno scontro diretto, quindi il pareggio lì può anche starci, no? non sorprende più di tanto, anche perché abbiamo visto che le squadre che poi tornano in campo dopo la pausa per il Covid, molto spesso le prime partite riescono a dare il meglio e poi pian piano si spengono, come magari è pure successo al Taranto, no? Che alla terza partita si è fermato in casa. A questo proposito ho fatto una riflessione: noi giocheremo con il Sorrento praticamente tra la prossima settimana, il Sorrento giocherà anche poi mercoledì prossimo che recupera una partita, quindi auguriamoci che il Sorrento soffra poi di questo calo di brillantezza quando verrà qui tra 7 giorni praticamente. Alessio, sono un'opportunità queste due gare interne, no? Sono la possibilità di avere un attimino di luce in più in questa classifica, benché, ripetiamo, i piani societari siano perfettamente in linea. Sì, sempre parlando nello spogliatoio con loro, queste due partite ci diranno, no, se siamo carne o pesce, no, come si dice, nel senso se possiamo ambire a qualcosa in più oppure dobbiamo seguire i programmi che erano quelli di una salvezza tranquilla e che alla fine ce la dovremo giocare fino alla fine, no? E perciò sì, è un'occasione, ma anche perché io mi preoccupo, come ho già detto, della mia squadra. Se noi stiamo bene e affrontiamo le partite come una finale, io sono sicuro che difficilmente il Nardò perderà perderà pochissime partite sul campo se non riusciremo a entrare sempre con la stessa mentalità. Magari avendo quella componente di fortuna di cui parlava Samuele, che ha accompagnato il Sorrento in maniera sorprendente, no? Quel famoso fattore Q, praticamente il Sorrento sembra ne abbia fatto tesoro, no? Buon per loro, ovviamente, speriamo che la ruota giri. Allora Francesco, il nostro regista, fra poco ci tuffiamo a presentare la prossima gara di campionato, vale a dire Nardò Cerignola. Noi introduciamo l'argomento con un Amarcord e poi vi spiegheremo perché. Pertanto andiamo a goderci degli highlights che per qualcuno sono una sorpresa, ma per qualcun altro un dolce ricordo dei tempi belli. Prego Francesco. Dino Marino e la Salandra di punta all'ottavo minuto, subito il Cerignola che inizia benissimo, c'è un tiro da fuori di Grieco che Bassi respinge di pugno, un minuto dopo il gol del Cerignola, c'è una staffilata da fuori di la Salandra, Bassi si distende e ribatte la conclusione, Tarantino è lì e ribadisce in gol, 1-0 per il Cerignola. Dopo 9 minuti fanno festa i tifosi dauni impietriti, quelli granata presenti come al solito in buon numero. Subito la replica del Nardò al decimo minuto con una parata del portiere Renna con un tiro da fuori, il portiere si distende e libera, all'11° altro tentativo del Nardò con Frascolla, ancora da fuori, ancora blocca Renna, classe 92. In contropiede al 13° il Cerignola fa il 2-0, Grieco serve un pallone tagliato sul secondo palo e la Salandra irrompe segnando di destro il 2-0. Al 25° la replica del Nardò sull'asse Irace-Veron in spaccata, l'argentino non aggancia sul secondo palo. Arriviamo così al 29° un fraseggio Frascolla De Benedittis, destro a giro d'incontro, il pallone alto di pochissimo. De Benedittis si ripete sempre al 29° con un altro sinistro sul fondo. Al 31° altra ripartenza del Cerignola che ha la palla del 3-0 con la Salandra, altra disattenzione della difesa, la Salandra tutto solo non angola il tiro che termina sul fondo. Al 37° c'è un episodio dubbio, c'è un gol annullato a Mattia Sirace del Nardò, il destro termina in gol, destro potente, l'arbitro vede il fuorigioco di Veron, fra le proteste granata annulla la realizzazione. Finale di primo tempo con un'altra azione del Nardò al 42°.
ventiduesimo, Irace per Calabuig, qui è monumentale, il portiere Renna con un riflesso felino si oppone alla conclusione di testa in tuffo del centrale di difesa e capitano Granata. Al 44esimo, quando il Nardò era proteso nel tentativo di riaprire il match, arriva il 3-0 del Cerignola a solo di Dino Marino, che manda a vuoto l'intera difesa del Nardò, ignora anche Verolino e segna con un sinistro rasoterra all'angolino. 3-0 e impietriti ancora una volta i tifosi Granata, invisibili o quelli Downi. Con le immagini andiamo nella ripresa, mister Longo ridisegna la squadra, entrano Cottet e Montaldi al posto di Bassi e Frascolla, si gioca dunque con il portiere Under e con il 4-2-3-1, proprio Montaldi al terzo minuto ha un'occasione con un'incornata, il pallone messo in angolo da Renna. Al settimo minuto entra anche Di Rito al posto di Veron, forze fresche del 4-2-3-1, al 19esimo Cerignola in avanti con Tarantino che tutto solo si fa ipnotizzare da Cottet in uscita. Al 20esimo poi l'infortunio di Marini, il centrale del Nardò che lascia in campo e dunque il Nardò in 10 uomini che cerca il tutto per tutto. Incredibilmente al 21esimo in 10 uomini il Nardò segna il gol che riapre il match, il 3-1 lo realizza Irace con un calcio di punizione che termina in porta con la complicità del portiere Renna, quasi increduli i festanti tifosi Granata. 3-1 per il Cerignola. Al 26esimo ancora Ruggero, punizione dalla 3-4, De Blasio appena entrato al posto di Renna per dare più esperienza alla porta, riesce ad opporsi prima al numero 4 e poi si ripete sulla conclusione ravvicinata di Nicolas Di Rito. Al 31esimo sull'assolo di Montaldi e sul forcing del Nardò, lo stesso Montaldi tira, De Blasio respinge in calcio d'angolo. Arriviamo al 32esimo e addirittura il Nardò fa il 3-2, ancora Irace, la magia con un sinistro sotto l'incrocio dal vertice dell'area grande, imparabile la traiettoria per il portiere De Blasio, il Nardò incredibilmente riapre il match. Minuti finali concitati, al 43esimo serie di tiri del Nardò, prima con Montaldi poi con Di Rito, De Blasio chiude sempre lo specchio della porta e con il Nardò tutto proteso in avanti. Al 50esimo in contropiede arriva il 4-2 del Cerignola che chiude i giochi, realizza Ricci dopo un miracolo del portiere Cottet sulla salandra, Ricci è lì ben appostato e chiude definitivamente il match. Cerignola batte Nardò 4-2, per il Cerignola l'ottavo risultato consecutivo per il Nardò, una battuta d'arresto da dimenticare al più presto. Siamo sicuri che vi abbia fatto piacere, non ci mettiamo la mano sul fuoco per il risultato, ma però sono tornate, diciamo, a galla delle sensazioni e delle emozioni che qualcuno avrà dimenticato, ma per chi ha un'attenzione massima nei confronti di questo bellissimo sport del nostro Nardò, sono emozioni sempre vive che è bene ogni tanto rivangare e far generare appunto del qualcosa che sembrava perduto nella memoria. Questa è una partita del 2010. Non a caso abbiamo scelto questa partita perché domenica si verificherà una situazione abbastanza curiosa. Andrà a riproporsi uno scontro col Cerignola esattamente nel giorno di San Valentino, cioè nel 2010 quella partita fu giocata esattamente il 14 febbraio. Dopodomani andremo a giocare di nuovo col Cerignola, stavolta in casa, ma in quella circostanza ci fu uno striscione che secondo me avrebbe dovuto, alla pari del gol di Caputo, apparire anche a Striscia la Notizia o qualche trasmissione che si occupa di calcio, cioè i tifosi del Nardò, ovviamente sempre numerosi in quella partita, aprirono uno striscione 14-02 innamorati di questa maglia, cioè un San Valentino proprio da dedicare alla squadra del cuore. Veramente fu emozionante. Infatti ringraziamo il nostro Francesco che mette online la possibilità di vedere quella famosa foto, così come c'è da dire che da anni esiste una simpatia reciproca, una sorta di gemellaggio fra le tifoserie, un rispetto veramente degno di nota fra Nardò e Cerignola. Lo hanno testimoniato i tifosi tante volte esponendo striscioni. L'ultima avventura l'anno scorso con i tifosi del Cerignola che sfilarono per le vie delle città sotto braccio con i nostri tifosi. Veramente l'essenza del calcio, la bellezza di questo sport vissuto oltre il terreno di gioco, quello che insomma in questo momento ci fa venire il magone e che ci manca tantissimo. Però questa partita
con questa squadra ha scritto un attimino la storia del tifo e della bellezza di questo sport, almeno per queste nostre categorie, per chi segue la squadra da tempo, insomma. Non è stata mai una partita banale, gli highlights di quella partita lo hanno dimostrato. Avete visto quella super squadra nel 2010 formata da argentini, brasiliani, uruguayani, e con i tre capitani, fra cui il nostro Danilo Bassi, Tartaglia e mi sfugge il terzo capitano morale di quella squadra. De Padova. Bravo Michele, era De Padova, che portarono, diciamo, alla vittoria al campionato di eccellenza. Ne parleremo fra poco con un protagonista doppio ex, che andremo a chiamare e farà piacere ascoltare. Stiamo parlando di Gino D'Addabbo. Nel frattempo facciamo un excursus in studio sulle partite dell'anno scorso, decise agli ultimi secondi sia all'andata che in trasferta. Michele, che risguardo hai quello? Sì, ricordiamo quel gol di Acquaro da fuori area, no? Sembrava un tiro così della disperazione, ma forse lui ci credeva che potesse trasformarsi poi nel tiro della vittoria e dei primi tre punti, perché ricordiamo che la vittoria col Cerignola l'anno scorso arrivò dopo le prime cinque sconfitte consecutive e fu una liberazione, oltretutto contro una squadra che l'anno scorso, come anche l'anno prima, era stata costruita per stravincere, no, il campionato di Serie D. E poi invece nel girone di ritorno, insomma, ci fu la vendetta del Cerignola, che al 90esimo con Martiniello completò la rimonta e ribaltò il risultato, perché Calemme sul rigore aveva sbloccato il risultato in favore del Nardò nel primo tempo. Ecco, quella partita, Alessio, tu la ricorderai benissimo, l'anno scorso. Intanto guardate chi c'è in linea. Buonasera Gino, come va? Non abbiamo il ritorno dell'audio della telefonata. Gino, mi senti? Perfetto, Francesco. Fernando, è stato un tuo lapsus. È un gran piacere rivederti e soprattutto è un grande piacere per i tifosi del Nardò che possono vedere oggi un protagonista degli anni 90. Ti ringrazio, gentilissimo. Allora Gino, ti abbiamo visto qualche anno fa qui a Nardò, sei stato invitato in occasione di una ricorrenza e sei stato graditissimo ospite. Oggi ti ritroviamo perché sei stato un protagonista sia nel Nardò che nel Cerignola. Domenica andranno a incrociarsi diciamo le due squadre. Per te che ricordi vengono a galla di questa partita o di quelle annate vissute con entrambe le maglie? Ma sicuramente è ritornare la gioventù, i trascorsi in due un braccio nostra, e per me è stato un motivo di aver indossato queste, che è stata veramente una sequenza, perché gloriosi con faccio togliere. Gino, scusami, potresti togliere gli auricolari, semmai credo che ci sia un problema di collegamento, perché sentiamo l'audio a tratti. Ti dispiace togliere gli auricolari? Così facciamo un tentativo, scusate, sono i problemi della... No, non c'è... Va meglio? Sì, adesso sembra di sì. Tra l'altro ti vediamo alle tue spalle con qualcosa di bello, almeno vista da questa prospettiva, quella bella sciarpa che campeggia alle tue spalle. Il conservo non è stato piacere. Sono come, sai, parti del questa con particolare e poi un passato scelto e l'ultimo colpo è passato del
qual era la MC, la casacca del Nardò, una casacca pure da usare, e bisogna avere che è una piazza per pensare pacificamente, e i tifosi sono un'unica dopo con la città, i tifosi e squadra, bisogna avere per indossare. Gino, tu sei un classe 69, sei arrivato a Nardò nella stagione 93-94 e poi hai fatto anche la stagione successiva, quindi nel pieno della tua giovinezza, della tua, diciamo, maturazione come calciatore, e tracciavi una strada aperta da un grande presidente che ambiva a raggiungere grossi traguardi. Poi purtroppo nelle annate in cui tu ci sei stato non si sono realizzati, però era comunque una grandissima squadra. Sì, sì, ho avuto la fortuna di essere calciatore, ma non sicuramente ho avuto la forza del nostro spirito Papadia, che era squadra, e in quei tempi ho avuto la società non Serie D, una squadra vita con Cristo. Con società a Sal, valido direttore, allenatore, ricordo con amore Luciano Prati, che guido il nostro direttore. Sono delle esperienze dalla quale ho tratto degli artifici umani enormi, ricordo tantissimo, sono stati utili. Abbiamo detto prima di chiamarti che Nardò e Cerignola non hanno mai fatto partite banali, nel senso che hanno sempre avuto qualcosa da raccontare di straordinario, nel bello e nel cattivo tempo. E per quanto riguarda il cattivo tempo, ricordiamo di una partita che fu giocata al terzo tentativo per quanto riguarda la pioggia, che fu recuperata al terzo tentativo. Praticamente il Cerignola venne tre volte qui a Nardò per giocare, prima e seconda volta il campo praticamente allagato non permise di giocare la partita. Poi un'altra da incubo che abbiamo ricordato col nostro amico in studio, fu un 3-0 di una partita dominata, la ricordi perfettamente perché eri in quella partita. Noi vi facemmo al Monterisi una partita straordinaria fino all'87esimo, dominata praticamente, il gol non arrivò per nulla, cioè per pura sfortuna. Quando fischiò l'arbitro la partita fu 3-0 per il Cerignola, la ricorderai senz'altro. È la partita che ci annunci, perché non è stato quello di genere. Quella di Pastravi, ma con un finiva 3-4, rigore sbagliato, un cagnazzo, il portiere del Cerignola, che quel guerriero, quel pazzo di piedi, pochi interventi così, al combatti lui riuscì a fare, un rinvio sbagliato, un avversario al limite. Sì, ricordo la partita di poi un calcio d'angolo e tre gol. E non è mai una cosa. Sì, che poi tra l'altro sì, è da raccontare effettivamente. Parliamo del presente, Gino. Tu avresti intrapreso, diciamo, appena appese le scarpette al chiodo, per come si dice, delle avventure da allenatore. Hai continuato in questa professione o ti occupi di altro oggi? Ho continuato per sono diventato un po', ho anche avuto l'esperienza positiva con l'allenatore, ho vinto il campionato in prima, ho anche alcune situazioni di vita, bambini, però scrivo una vita sabato e domenica e riesco a praticare questa mia passione per il calcio. Io di te, professionale, personalmente di te un piacevolissimo ricordo, però se mi dovessero chiedere perché mi ricordo di te, era per una partita in particolare amichevole. Ricordi a Roccaraso con Lecce?
la partita che... Non ho sentito, Fernando. Sì, una partita che mi rimase impressa, la tua prestazione, fu quella fatta a Roccaraso in amichevole con Lecce. La ricordi? Sì, per Bacco, sì. Ma... sono scambio di maglietta. Tu in quella... Pitoso, ma quella lì veniva facile, si giocava, benissimo e non c'era disparità. Eravamo veramente strepitosi. Ricordo con una strana che c'è un po' tanto per... e poi stranamente, ma io mi vedo, Francesco, l'altro mi vedo. Sì, tra l'altro in quella partita c'erano circa 20.000 spettatori, Robetta, insomma. ricordo saluta, ti senti, c'è soffio da 15 gol e ora è diventato un personaggio. Ah, sì, infatti. Ok, sì, infatti è diventato un tronista adesso. Allora, Nardò, a distanza di 25 anni ti ricorda come uno dei protagonisti, diciamo, più belli, più con dei ricordi veramente, come posso dire, carini nei tuoi confronti? È una cosa che ti sorprende o secondo te è naturale conservare un affetto con protagonisti che il tempo dice che risalgono a 25 anni fa? Beh, questo primo, a prescindere dalla qualità che è dedicato al calcio del tempo, ho avuto interagito negli anni così, però, che sono Pino, Napoli, mi ricordo, che stava con noi in casa, ci un po' tutti, segreto tanto, Ennio, assaggiato per, cioè, avevo un rapporto, di umano, di campo, e Nardò, lo ripetevo, non potrò mai non spendere di tanto ricordarlo nel calcio. È un'esperienza già fatto da un'argentissima, dove lo quel quarto dove ci stavo è bellissima. Il mio rammarico è quello di aver passato gli anni, ti nascondo, Fernando, volevo rimanere come cittadino, devo vedere lì, lavorare lì. Sono sincero. Ah, questa è una cosa bellissima. Tra l'altro poi tu sei tornato da avversario, no? A Nardò a giocare insieme a Ciccio Maresca. Ciccio, lo stesso, anche con Enzo Pompilio, veniva mangiato, per grandi campioni, sono passati, Angelo Dritti, con quella sua lunga politica, è diventato una poschia. Angelo, ci si... prima di stare, abbiamo fatto un po' con Daniele, ma già ancora non dimenticavo. Certo. Un personaggio big mondiale. Sandro Basile, Onelli, Bella, Soltanto, che ci sono passati. Una piazza grossa. E poi c'è stato anche... Camera ci dice sulla top, è un club top, merita con rispetto, mi dispiace ancora vederlo nei dilettanti, va bene, dobbiamo. Gino, io ti ringrazio tanto a nome di tutti i tifosi che avranno avuto il piacere di vederti, seguici sempre, immagino che lo farai di tuo. Non ti chiedo il pronostico perché sarà difficile avendo vestito le due maglie, però insomma un saluto finale ai nostri tifosi e poi grazie per averti avuto con noi. Sicuramente sarà una partita bellissima, un derby, le grosse squadre, l'importante è che ci sia veramente,
rispetto e che si cioè, alla fine come si fa migliore grazie che si abbia il signore grazie in modo che la loro signora possa portare tutto che può lo merita. Noi ti abbracciamo e ti ricambiamo i saluti e con tanto affetto e grazie per essere stato nostro ospite. In bocca al lupo Gino per il futuro e tante belle cose. Grazie Fernando, sei tu, sei un grande, bravissimo. Grazie. Grazie, grazie. È un dovere per tutti. Grazie, grazie Gino, buonasera. 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 Buonasera, buonasera. È un collegamento che probabilmente si sarà sentito a tratti, adesso non riusciamo a verificare da casa, però almeno il nostro audio diciamo, ha sofferto un attimino il collegamento Skype. Però era doveroso salutare un personaggio, che un atleta, un uomo che insieme a tutti quelli che lui ha nominato hanno tracciato la storia degli anni 90 e, come abbiamo detto la settimana scorsa con il presidente al quale abbiamo chiamato, si era aperta una scia verso una crescita o verso un sogno che era quello del professionismo. Da Dabbo ne ha fatto parte e quindi è stato un piacere quantomeno rivederlo, non so se si può dire risentirlo, ma quantomeno rivederlo. Però ci offre l'opportunità di aprire questa discussione su Nardò Cerignola. Nardò Cerignola, Samuele, non è affatto una partita facile. Benché il Cerignola non sia quello degli anni dell'anno scorso e di 2 anni fa, ha ridimensionato un attimino le sue ambizioni, ha rivisto il budget, però assolutamente è una partita da prendere con le molle. Sicuramente, qualsiasi avversario noi non dobbiamo mai sottovalutare. Loro sicuramente saranno, pur essendo una squadra giovane, una buona squadra, perché essendo giovani, i giovani hanno voglia sempre di correre fino alla fine, quindi di dimostrare il loro valore. Noi guardiamo a noi stessi e sappiamo la nostra forza, sappiamo quello che possiamo dare in campo e quindi sicuramente sarà una giornata particolare, una bella partita e niente, ce la godremo per tutti i 90 minuti e oltre. E sicuramente verranno qui a faticare molto, perché noi ci faremo trovare pronti e portare la partita dalla nostra parte. Vogliamo i 3 punti e basta. Michele, fra tutte le partite vissute col Cerignola, qual è quella che ti ha lasciato una traccia maggiore? Abbiamo detto che non è mai nessuna è stata una partita banale, sia nella buona che nella cattiva sorte. Però, voglio dire, c'è qualcuna che magari resta più impressa? Oh, sì, diciamo, per quell'episodio che ricordavi delle 2 partite rinviate causa campo impraticabile, e poi mi pare quando finalmente si giocò, stiamo parlando del 93-94, sì, presumo, l'anno, sì, il sì, primo sì, anno di Dabbo a Nardò. Sì. Mi pare poi finì 3-1, 4-1, Vantaggiato realizzò forse una doppietta. No, finì 4-1, con una tripletta di Vantaggiato e poi, se non sbaglio, Barbarisi fece la guardia. Sì, sì, insomma, ecco, quello fu uno dei successi più larghi del Nardò contro il Cerignola, che invece poi l'anno dopo perse entrambe le partite, quella che ricordavi insieme a Dabbo, 3-0 a Cerignola, del tutto immeritata, e poi quell'anno perdemmo anche in casa. Sì. 2-0, quell'anno mi ricordo si giocava a Copertino, sì, si stava realizzando il manto erboso a Nardò, ed è l'anno, come naturalmente ricorderai perché hai una memoria di ferro, abbiamo sì, è l'anno che Nardò fece uno strepitoso girone d'andata, no? Vero. Che chiuse al primo posto realizzando più di 30 gol con 2-3 punti di vantaggio sul Taranto, e poi invece ci fu incredibilmente una involuzione nel girone di ritorno, nel corso del quale Nardò segnò soltanto 8 reti, peraltro 4 in una sola partita. Questo significa che per 13 partite quella squadra non riuscì più ad andare a segno, e questo è uno dei tanti misteri, no, che si accompagnano a certi campionati che non trovano spiegazione. Invece, diciamo, andando
siccome spesso il lunedì andiamo indietro negli anni, tempo. Che qualcuno pensa che siamo degli ottantenni, perché no, parliamo a volte di gare che si sono disputate anche 40 anni fa. Ecco, c'è da segnalare così una piccola curiosità che, spulciando i precedenti tra Nardò e Cerignola, ho notato 4 gol di La Bellarte in un Nardò Cerignola della stagione, mi pare, 75-76. Ve lo posso testimoniare perché ne avevo raccolte. E mi pare che, diciamo, è stata, sì, forse è un l'unica... Cerignola 74-75 con 4 gol di La Bellarte. Forse è stata l'unica volta in cui un giocatore Nardò ha segnato 4 gol in una stessa partita, insomma. Beh, se togliamo quelle con la Leonessa Altamura, nel quale Nobile ne fece 9. Sì, vabbè, quella non fa, diciamo, testo, quella non partita, fa testo, come quella di Portici non fa testo, togliamo, cancelliamo. No, comunque per dire del Cerignola di quest'anno, ho notato che gli under sono praticamente quasi rimasti tutti quelli dello scorso anno, quindi troveremo degli under abbastanza rodati, no? che hanno acquisito una certa esperienza in questo campionato di Serie D. Poi per il resto è chiaro che è una squadra che non ha più i grandissimi giocatori, comunque ha 3 difensori centrali, a parte Allegrini che conosciamo bene, anche Sigo, un albanese che ha spesso giocato nei vari gironi di Serie D, e anche Silletti, che mi pare l'anno scorso giocava nel Gravina. Sono comunque difensori centrali che hanno una certa esperienza in questo campionato di Serie D. Hanno dei problemi in avanti, nonostante non manchino gli attaccanti, perché in organico hanno Malcore, Tedesco, Leonetti, poi anche un ragazzo del 99, Verde, che sta giocando ultimamente. Però nonostante tutti questi uomini, il Cerignola ha grossi problemi in avanti. Però attenzione, fuori casa ha pareggiato a Lavello, a Picerno e ad Andria, questo per dire che comunque non sarà semplice avere la meglio del Cerignola domenica prossima. Alessio, è una squadra che annovera 3 ex del Nardò, fra i quali ovviamente ci sta Chironi, ci sta Allegrini, ci sta Malcore. Una squadra fra le poche che ha il seniores in porta, tra i quali l'ottimo Chironi. Cosa può significare questo qui, questo discorso di avere l'under in porta di esperienza? Allora, può significare che ovviamente perde qualcosa in mezzo al campo come esperienza, però poi recupera. In porta, che alla fine sappiamo bene è un ruolo, il ruolo più delicato, no, di tutta la rosa, perciò sono delle scelte che si fanno. E comunque non sono d'accordo sul fatto che il Cerignola sia una partita che si può vincere, no, facilmente, nel senso che il Cerignola secondo me è una di quelle squadre come la nostra che può vincere e può perdere con tutti, anche perché è una rosa comunque importante, non è la corazzata dello scorso anno, però diciamo che per la Serie D ha dei giocatori importanti e di prima fascia. Perciò, però come dicevamo prima, questo è un campionato talmente equilibrato che ti può trovare dalla zona playoff alla zona playout in 2 domeniche, no? E perciò secondo me il Cerignola quest'anno è una squadra di categoria forte e secondo me non rispecchia neanche quella posizione in classifica attualmente. E perciò dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare una partita non dico perfetta ma quasi, e stare attenti perché comunque il Cerignola è una squadra ostica e al di là dell'aspetto numerico, no, c'è un attacco importante oltre che la difesa, come ha detto Michele, degli under forti, però sai, tanti ci sono quelle annate, no, dove inizia e le cose non vanno bene, no, per tanti motivi, però secondo me è una delle partite più dure che troveremo nelle prossime 3-4. Perfetto, adesso fra poco andremo a presentarvi la partita con le dichiarazioni del mister di questo pomeriggio. Apro e chiudo una parentesi, Michele, ricorderai un personaggio
di colore di questo sport del calcio, quale il presidente Savino Voltarella. E facendo una ricerca su internet ho scoperto che lui è ancora presidente di quella squadra che all'epoca non si chiamava Audace Cerignola ma Gioventù Cerignola. Questa Gioventù Cerignola esiste ancora, l'anno scorso ha disputato il campionato di prima categoria e lui, che comunque non è, io pensavo che fosse molto anziano, invece pare abbia soltanto 75-76 anni, è ancora il presidente di quella società. Adesso che sono, abbiamo approfondito questa cosa, per i nostri amici all'ascolto, il sottoscritto è anche un appassionato dei film di Totò. Vi dico che c'è un film di Totò che si chiama Gambe d'Oro, in cui il soggetto è una squadra di calcio, quella squadra di calcio è il Cerignola. Per cui andatevi a guardare quel film di Totò e vedrete che anche il Cerignola, per dirvi del blasone e dell'importanza di una piazza comunque che ha scritto un po' di calcio. Francesco, andiamo con le dichiarazioni di mister Danucci di questo pomeriggio. Buonasera mister. Buonasera a te. Mister, quanto è stato complicato gestire il post partita di quella che lei ha giudicato la peggiore performance? No, non è stato per niente complicato. Ci siamo confrontati con i ragazzi, abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato. Era una questione soprattutto anche fisica, una questione di troppi acciaccati che comunque da un po' di tempo ci stanno assillando e niente, quindi abbiamo usato questa settimana per recuperare, per cercare comunque di essere tutti in un buono stato di forma e niente, poi dovremo fare quello che siamo abituati a fare, quindi a giocare, a cercare di porre il nostro gioco, a cercare di essere presenti con grande personalità in campo. I risultati dei recuperi l'hanno sorpresa? Beh, sicuramente la Putelana che vince a Bitotto è una sorpresa, però in questo campionato in cui comunque ci sono tanti stop, tante squadre che riprendono la preparazione dopo il Covid, niente è scontato, quindi ci si può aspettare di tutto. Il Nardò in questa classifica molto corta deve guardare più in alto o più in basso, stante anche le prestazioni ultime di Fasano e Putelana? No, noi dobbiamo quanto prima cercare di raggiungere quello che è l'obiettivo che la società ci ha chiesto, che è la salvezza, e quindi noi cercheremo quanto prima di raggiungere questo obiettivo in un campionato molto difficile, un campionato in cui tutte le squadre sono molto attrezzate, anche le squadre che stanno sotto sono molto attrezzate, noi abbiamo comunque mantenuto lo stesso gruppo più o meno dell'inizio dell'anno, finora è arrivato solo Rimoli, quindi dobbiamo cercare di continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, che comunque dopo l'inizio un po' disastroso in cui eravamo costretti a schierare una squadra quasi juniores per via di tutte le assenze, dopo comunque penso che abbiamo fatto un ottimo girone d'andata. Dovremmo chiuderlo al meglio domenica con il Cerignola, sapendo di affrontare una squadra comunque forte, una squadra importante per la categoria, una squadra che ha degli ottimi giocatori. Cade anche Nicola Ragno, uno dei più titolati della categoria, simbolo di uno sport che non lascia margine di errore, ma anche l'effetto di una competizione spietata per la vittoria del girone. Sì, dispiace per mister Ragno, perché comunque è un allenatore importante per la categoria, sicuramente avrebbe meritato più tempo, secondo me, per le squadre di Ragno, sono delle squadre che escono comunque alla lunga, il Bitonto con delle partite da recuperare sicuramente poteva avvicinarsi a quelli che erano i primi posti, però se la società del Bitonto ha deciso questo avrà avuto i suoi motivi. Come ha detto lei prima, arriva il Cerignola per chiudere il girone di andata, come valuta gli avversari e qual è la situazione in infermeria? Gli avversari, Cerignola è una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto una grossa squadra nel girone H, quindi sono abituati ad avere un grosso potenziale dal punto di vista umano come giocatori. Quest'anno si sono leggermente ridimensionati, però hanno giocatori importanti per la categoria, Allegrini, ma tanti, Esposito, quindi voglio dire, è una squadra forte, una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, e noi la dovremo affrontare con molta umiltà, con molta determinazione, cercando poi di cogliere, di porre il nostro gioco, di cogliere il massimo da ogni partita. Grazie mister, in bocca al lupo per domenica.
Rieccoci in studio, ecco, compare il Toribbo, colui che ha tanto, diciamo, deliziato i tifosi negli anni, belli in cui è stato creato un simbolo che è stato ripreso da 1958, perché vogliamo, diciamo, tenervi sempre questo feeling aperto con un simbolo che è il toro, che ovviamente è quello della nostra città. Prima di entrare a conoscere i nostri amici con delle domande che non siano prettamente calcistiche, ma che siano sulla persona, per conoscere effettivamente la persona, due domande, una per Samuele e una per Alessio, risposte flash, anche perché ne abbiamo parlato durante la trasmissione. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica e se nello spogliatoio c'è la voglia di vincere? Sicuramente, come ho detto poco fa, domenica sarà una bella partita, per i tanti motivi che sono stati espressi durante la diretta. È normale che noi andiamo in campo per vincere la partita, e quindi stiamo già pensando durante la settimana, l'abbiamo preparata abbastanza bene sotto tutti i punti di vista per domenica appunto dare il meglio di noi e vincerla a tutti i costi. Alessio, un tifoso ci chiede perché Eric non gioca dal primo minuto, Eric Tornos. Allora, Eric è giunto qua a Nardò comunque senza aver fatto una preparazione adeguata. Appena arrivato per necessità l'abbiamo fatto giocare, ha avuto un problema muscolare e ovviamente una volta adesso che è guarito da un paio di settimane e tre. E con lo staff tecnico, lo staff sanitario, stiamo cercando di recuperarlo appieno e senza rischiare di fargli avere una ricaduta e poi perderlo per altri 2 mesi. Perciò stiamo facendo le cose senza fretta perché per averlo disponibile per tutto il giorno di ritorno e non saltuariamente come è successo adesso, perché comunque ha un fisico importante. E stiamo cercando di preservarlo sia per lui che per noi, per la squadra. Un'altra domanda, sempre una risposta ti pregherei veloce, non siamo molto prolifici in zona d'attacco. Ma questa diciamo che la favola, no, si raccontano ai bambini perché abbiamo comunque caputo, no, che fino a domenica scorsa è il capocannoniere del campionato e abbiamo comunque degli attaccanti forti che come si dice, quando la difesa non prende gol è merito di tutta la squadra e quando la squadra fa gol è la stessa situazione. Cioè non è che abbiamo avuto queste grandi occasioni avanti e dici abbiamo sbagliato 30 occasioni gol nel girone d'andata. Purtroppo le occasioni che abbiamo avuto ne abbiamo sbagliate sicuramente qualcuna, ma tante altre abbiamo fatto gol. E se abbiamo 22 punti è perché pure la squadra segna, non certo abbiamo un attacco cioè scandaloso, no, tra virgolette. Certo, allora adesso apriamo, diciamo, una fase 2 di questo appuntamento al 19:58. Ci siamo ripromessi di farvi conoscere meglio i nostri protagonisti che abbiamo ospiti. Ovviamente io partirei da Samuele Romeo, che è il nostro, l'abbiamo presentato, stopper, il nostro difensore centrale. Samuele, ripercorriamo un attimino la tua carriera in cui hai avuto anche diciamo la gioia di giocare in Serie B, no? Quindi di vedere platee magari che importanti, sì, giustamente, senza dimenticare anche gli anni di C1 e di Serie C di Lega Pro. Poi negli ultimi anni, cominciando da Latina, siamo sposato le cause delle squadre di Serie D. Ti presentiamo come un difensore centrale, hai proprio la natura arcigna, proprio lì, hai il viso del Warriors, no? Quello del combattente. Però io vorrei presentare un aspetto diverso di te, perché ho il piacere di conoscerti anche come persona, e dietro la tua mimica facciale da guerriero, che si vede e si sente anche in campo, c'è una bellissima persona.
che è una persona di fede, lo possiamo dire. Me l'hai permesso di spulciare questo lato della tua persona, e quindi ne parliamo, perché è giusto anche avere, secondo me, contezza della persona per la quale la domenica, magari da casa, però purtroppo facciamo il tifo. Chi è Samuele Romeo? Chi è questo ragazzo che arriva a Nardò? Uno si fa un'idea del calciatore moderno, pieno di tatuaggi, di barba e capelli al gel, invece dietro c'è una persona. Ce la puoi descrivere questa persona, questa tua fede? Innanzitutto ti ringrazio delle belle parole nei miei confronti, Ferdinando. E la cosa che ti voglio dire è la fede è una cosa che io porto quotidianamente nella mia vita, da quando mi sveglio a quando poi vado la sera a letto. E diciamo negli anni passati, io sono sempre stato credente, no? Però negli anni passati, sai, avevo quel credere però in maniera, diciamo, superficiale, no? Sotto questo punto di vista devo molto ringraziare mio fratello, la mia famiglia, che mi ha fatto conoscere la vera parola fede, cosa significasse conoscere la verità. E la verità sta scritta nella Bibbia. La Bibbia è verità. Gesù, il Signore, ci parla attraverso la Bibbia della nostra vita. E quindi io invito le persone, veramente la gente, a capire realmente quello che il Signore Gesù vuole da noi, a relazionarsi, ad avere questa relazione, diciamo, diretta con Lui, a rinchiudersi magari, che so, nella propria stanzetta o in cucina la mattina, aprire quel libro che si chiama Verità, e parlare delle nostre, diciamo, dei nostri pensieri, delle nostre difficoltà che durante cioè, la nostra vita le abbiamo. E attraverso la parola del Signore li possiamo risolvere con determinazione, perché è Lui che ci dà la determinazione e la volontà e la voglia di affrontare la vita, perché veramente mi collego a quest'annata che abbiamo passato e che tuttora stiamo continuando a passare di paura, perché ci hanno veramente, diciamo, impauriti con questa situazione. E molta gente ho notato che sta proprio avvicinarsi, sta avvicinandosi a Gesù molto di più di quanto magari lo erano prima. E questa è una bella cosa, perché la vita non è fatta solamente di macchine, e di tante altre belle cose, di cose materiali. La vita è fatta di conoscere realmente, ecco, cos'è realmente la vita, il mondo, cosa noi stiamo a fare sul mondo. E questo attraverso la Bibbia ci sono tante risposte, alle nostre domande. Sicuramente qualcuno da casa adesso avrà sgranato gli occhi per dire: ma che cosa sta dicendo Samuele Romeo? Cioè, per dirvi qual è l'immagine che tante volte noi abbiamo di una persona che non è quella reale. Noi lo ribadisco, ci approssimiamo a questo mondo, a questa idea, a questa percezione del calciatore tatuato, pieno di gel, superficiale, frivolo. Dentro c'è una persona, persone professioniste che arrivano da platee importanti, che sposano dei progetti di una società di quarta serie, ancora nel pieno della propria attività. Ricordiamo che Samuele è un classe 89, quest'anno compirà 32 anni. Quindi un calciatore che, quando esprime le sue idee, quando dice: noi ci spendiamo per una causa, noi facciamo gruppo, noi facciamo crescere i nostri giovani, dice la verità, non sono parole di circostanza. Quanto lui ha testimoniato poco fa, con il suo credo religioso, non fa altro che trasparire appunto questa determinazione, questa coerenza e questa costanza nella quotidianità a credere dei valori importanti e a trasmetterli. Per cui ti ringraziamo per questa parentesi sicuramente significativa delle tue parole. Grazie a te per avermi fatto aprire e avermi fatto dire quello che realmente penso e quello che è veramente che è la vita. Siamo troppo superficiali, sinceramente, su questa terra. Quindi grazie per avermi fatto
fatto esprimere questa parola. Per carità, io mi sono ripromesso, avendo avuto carta bianca dal nostro amministratore, anche di far conoscere veramente il lato umano delle persone, non solamente quello sportivo, che tante volte sono domande e risposte prive di significato, quasi confezionate. Quindi io preferisco avere più bello, così è più bello, bello sì, più sciolto, più sciolto, diretto, sì, che la gente capisca da casa e non che si annoi dietro a delle domande proprio risapute, ecco, non mi piace questa cosa. Tu sei un palermitano, lo ricordiamo. Palermitano doc, del quartiere? Quartiere Falso Miele, quindi in periferia di Palermo. Ok, quindi ti porti dietro questa sicilianità proprio sì. Forte. Io sono molto legato alla mia terra, al mio quartiere. Sono cresciuto con dei valori che anche lo stesso, diciamo, il quartiere dove che sono cresciuto mi ha insegnato realmente la vita qual è. Poi all'età di 18 anni, dopo la primavera del Palermo, col Palermo, no? Ho cominciato a fare il mio reale professionismo partendo dalla Serie C con il Lumezzane. E a distanza di 14-15 anni, quelle che sia che sto fuori casa mia, non vedo sempre l'ora di ritornare alle mie origini. Perfetto. Poi il calcio, ovviamente, avendo avuto platee così importanti, tipo la Serie B, l'abbiamo ricordato, ti ha dato tanto, no? Quindi tra l'altro ha segnato anche la tua vita, nel senso che la tua ragazza, la tua fidanzata, è stata... Per il destino è stata trovata, cioè vi siete incontrati nella città in cui giocavi praticamente. Sì, Castellammare di Stabia. Ecco, qual è nel tuo percorso professionale la gioia più grande che ti porti dietro? Guarda, io ogni annata mi ha dato delle gioie, ma se ne devo scegliere una in particolare, dove veramente sono stato bene. Sia a livello calcistico che extra calcistico è stato proprio Castellammare di Stabia, dove veramente tuttora quando vado a casa dalla mia ragazza eccetera eccetera, quando sto in giro per le vie del lungomare di Castellammare, tutt'oggi la gente mi acclama e mi fa sentire sempre il loro rispetto nei miei confronti e io nei loro confronti, e questo a me mi gratifica molto, perché vuol dire che sia a livello umano che a livello calcistico ho dato tanto, ma anche nelle altre società in cui sono stato, tuttora la gente, diciamo, ci sentiamo, ricordiamo gli anni passati con la quale abbiamo avuto a che fare durante la stagione appunto che ci stava in seguito, e quindi questo per me è un motivo di orgoglio, che la gente mi ricorda soprattutto per il rispetto che io davo a loro, sia dentro il campo che fuori dal campo. Beh, chi dà riceve, si dice, no? Lo dicono i latini. Ecco, proprio per quanto hai detto, se in un futuro che cosa ti ricorderai dell'annata di Nardò? Dell'annata di Nardò ne parlo sempre con i ragazzi, mi ricorderò del gruppo che veramente abbiamo creato e che tuttora noi continuiamo a fare, perché la rosa è composta da gente. Come ha detto Alessio, prima hanno fatto una squadra di uomini prima che di calciatori, ne posso citare tanti: De Giorgi, Stranieri, Potenza, Nicolao, ma anche i giovani stessi, Granato, Milli. Quindi mi porterò dentro il cuore l'amicizia, sì, l'amicizia e il volersi aiutare l'uno con l'altro dentro al campo e fare una corsa anche in più per il compagno. Questa è una cosa che negli anni in cui, nei miei 14 anni, diciamo, di calcio, ho ritrovato veramente quello che significa veramente vivere uno spogliatoio a 360 gradi. Io vado al campo col sorriso e me ne vado al campo col sorriso perché si sta bene, c'è una bella atmosfera tra di noi. Bello, e questo è importante. Molto bello quello che hai detto, Samuele, ti ringraziamo per questo. Io vorrei coinvolgere, non nel privato assolutamente, il nostro amico Michele, perché non me lo permetterei mai, però a lui ne approfitto per fare una domanda. Tu segui da sempre il Nardò praticamente, lo fai con una professionalità estrema ed è sempre un piacere incredibile leggere le tue relazioni sulle partite, perché la qualità della tua scrittura è ormai... nota e arcinota, quindi grazie
di essere un tifoso del Nardò, diciamo, per questo. Però vorrei chiederti questo: cosa ti ha avvicinato al Nardò, questa costanza che tu hai mantenuto negli anni? E poi aprire una parentesi, ti faccio entrambe le domande così mi rispondi. Tu hai vissuto il giornalismo della carta stampata, hai vissuto il giornalismo classico, stai vivendo un giornalismo moderno, o mi permetto di dire pseudo-giornalismo, laddove questo mestiere pensano di interpretarlo tutti, solo perché oggi internet, la rete, i social permettono di parlare di calcio e di scrivere cronache. Come è mutato il giornalismo e se questo percorso ha fatto perdere qualità? Domande molto complesse quelle Però mi sentivo di fartele che perché tu sei un protagonista di spessore, quindi chi più di te che ha attraversato queste due epoche può rispondermi. sì, diciamo che prima le opportunità, no, di scrivere su un giornale erano molto più ridotte, perché non esistevano tutti questi siti, questa ridondanza C'era il di. mestiere del giornalista. E quindi è Oggi è chiaro un che hobby che possono fare tutti, diciamo. Oggi un corrispondente può dire io vado a vedermi una partita, torno a casa e scrivo l'articolo, ma non è questo il mestiere. sì, purtroppo sotto questo punto di vista ci sono situazioni anche molto più gravi, nel senso di persone che scrivono di 5, di 6, di 7 partite contemporaneamente. Questo è anche un po' la conseguenza della crisi che ha colpito l'editoria negli ultimi anni, no? Vediamo anche noi giornali che abbiamo letto per tanti anni, che pian piano riducono sempre lo spazio a disposizione, i famosi ritagli, no, di giornale degli anni 60 e degli anni 70. Mi chiedo adesso cosa c'è più da ritagliare. Perché inevitabilmente questa situazione di crisi sta comportando queste limitazioni sempre più continue. Sotto questo punto di vista è un bene che ci sia questa offerta più variegata e la possibilità magari di leggere il commento di una partita del Nardò già la domenica sera, già 2 ore dopo la fine Indubbiamente, della partita. Mentre mi indubbiamente, ricordo, certo, indubbiamente questo è un percorso bello, nel senso che l'immediatezza dell'intervista, il resoconto immediato è qualcosa di straordinario, cioè quasi in tempo reale, ci si offre praticamente quello che è accaduto, mentre storicamente bisognava telefonare o aspettare il giornale del lunedì, no? Dove veramente lì si poteva apprendere cosa era successo, come era andata la gara il giorno prima. Però Io era scritto da un giornalista. Questo è, voglio dire, il punto. sì. Cioè, forse in questo percorso si è persa la qualità, si è migliorati nell'informazione immediata, ma forse si è persa la qualità, no? Sì, io ho un ricordo, dicevi cosa ti ha avvicinato al calcio. Naturalmente un po' tutti da bambini, no? Siamo stati portati allo stadio dai nostri genitori. Lunedì scorso ricordavi la prima partita di cui hai Sì, memoria vista quel dal Nardò Nardò. bitonto, sì. E così per curiosità ho visto più o meno anch'io la prima partita. Che ricordo il risultato, no? La successione dei gol risale più o meno a quella stagione 74-75. Ma poi ho il ricordo di quello che succedeva il lunedì mattina nella mia scuola elementare, no? In via Villanova. Allora c'era questo enorme giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, dove c'erano le cronache di tutte le partite che si erano giocate il giorno prima, che praticamente passava da una classe all'altra, perché i vari insegnanti potessero leggere le cronache e magari anche il fatto che poi commentassero fra di loro quello che era successo il giorno prima, la partita del Nardò, come era andata, quel calciatore che era riuscito a segnare, anche questo solleticava, no? Quella curiosità che poi si è trasformata in passione nel corso degli anni. Bene, ti ringraziamo Michele per quanto hai detto. Io ovviamente vorrei chiedere anche qualcosina ad Alessio perché inevitabilmente tu sei diventato un personaggio, no? Qui a Nardò. Non sei
diciamo, più l'uomo qualunque, sei identificato con il cuore granata, cioè uno pensa a un calciatore simbolo, pensa ad Alessio Antico. Alessio Antico è anche l'amministratore unico del Nardò, quindi chi più di te, insomma, ci mette la faccia quotidianamente, no? Per quest'azienda, chiamiamola azienda perché tale è, insomma. Alessio, tu sei entrato nei cuori dei tifosi grazie a un gol che ti ha reso praticamente indimenticabile con una corsa pazza, ma sei cresciuto però nel vivaio Granata. Ti crea non imbarazzo, ma come posso dire, lo senti il peso di questa responsabilità di essere proprio quasi in simbiosi con quel colore, col Granata, con la città? Allora, ovviamente sì, nel senso mi spiego meglio. E, quando ho deciso di fare tra virgolette questa pazzia, è proprio perché sentivo come il bisogno io di fare qualcosa per la mia gente, no? Per la mia squadra del cuore, perché da calciatore la gente di Nardò mi ha dato tanto, nel senso che per me era fondamentale, no? E pure per trasmettere ai miei compagni la nostra eredità. Perciò quando ho deciso di diventare l'amministratore di Nardò, che ci tengo pure a ribadire che anche lì sono stati i tifosi quelli che mi hanno spinto, anzi per i tifosi. E oltre a voi c'è stato comunque il ruolo fondamentale del tifo organizzato, no? Perché lì mi hanno incoraggiato, mi hanno rassicurato, e per loro, e mi ricordo ancora le prime parole che mi dissero: Alessio, come va, noi siamo con te, no? All'inizio. Poi sono successe tante vicissitudini, sappiamo tutti com'è andato il primo anno, abbiamo sofferto. E il progetto a un certo punto sembrava essere finito, però lì poi è uscito, no, l'orgoglio mio neretino, no? Perché non potevo far affondare la barca come è successo in passato, no? Con tante altre società. E niente, quindi ci siamo rimboccati le maniche, io e i miei, tra virgolette, soci. E abbiamo superato questo scoglio, no? Che penso solamente dei neretini puro sangue potevano superare, perché sicuramente gente che non innamorata di questa maglia, di questa città, avrebbero mollato senza pensarci su. E superato questo scoglio, abbiamo avuto la fortuna di trovare le persone giuste, persone che amano la città come noi, persone che hanno quel senso di responsabilità, no? Verso la squadra del Nardò, che alla fine sapevano l'impegno che stavano prendendo, no? E parlo soprattutto del dottor Barbetta e di Gianel, che sono, ricordo che non sono solo sponsor, ma sono parte integrante della nostra società. E poi, senza dimenticare nessuno, il presidente Donadei, il direttore Toma, comunque, e tante altre persone. L'affezionatissimo Andrea Corallo, no? Andrea Corallo, che si può dire che oltre ad essere per me, non lo dico perché sono di parte, ma perché lo dimostrano i fatti, ad essere uno dei direttori più preparati in questa categoria, ormai lo reputiamo parte della società, perché lui ha superato questo scoglio, era una di quelle poche persone che ha superato quello scoglio insieme a noi. E perciò adesso siamo arrivati a un punto, noi abbiamo chiamato questo l'anno zero, perché abbiamo ricominciato come si deve, ancora non stiamo a niente per il progetto che vogliamo, che abbiamo noi in testa, no? Perché poi sappiamo che in questo momento nella società c'è gente ambiziosa che nella loro vita, comunque a livello imprenditoriale, ci possono solamente insegnare, no? Quel ruolo, e io modestamente sto cercando di
di rubare, no, un po' di questa loro malizia, di saper fare. questo saper fare, questo tocco imprenditoriale che hanno in più di altri imprenditori, no? Perché si sono arrivati a quel livello. Perciò in questo momento abbiamo una società solida, una società seria, una società che è competente, che non è cosa di tutto, perché tante società a livello economico, sono società che non hanno problemi di soldi, però poi, la competenza non la puoi comprare con i soldi. E io reputo la nostra società una delle poche veramente competenti. E niente, poi, andiamo avanti con questo progetto, un progetto che ancora, diciamo, sta al 20% di quello che abbiamo parlato e stiamo programmando insieme a tutta questa gente che ho nominato prima. Secondo me, dico la mia opinione, tu sei un uomo simbolo perché sei una persona autentica, sei una persona pura e genuina e nel momento in cui tu sei stato capitano del Nardò da Neritino e a fine partita ti battevi la mano sul cuore era perché lo sentivi e la gente lo ha percepito. Ecco perché, voglio dire, secondo me la gente ti vuole bene, ti rispetta e ti vede veramente come un riferimento proprio sportivo concreto di questa Sì, realtà. ma anche perché Fernando, io tutte queste vecchie glorie, no? Il presidente Papadia, no? Che è andato in onda la settimana scorsa, io sono cresciuto con questa cultura, no? Di queste super squadre e alla fine durante la mia carriera calcistica, nonostante ho giocato tanti anni nel Nardò, quando non ci giocavo, no? Ero invidioso dei calciatori che componevano la rosa quegli anni, no? E perciò il mio obiettivo è stato sempre quello di tornare a giocare a Nardò perché per me era il top, no? Da Neretino era il sogno che volevo, no? Ogni volta che arrivavano le finestre di mercato. E niente, perciò penso che la mia autenticità è il Sei mio riuscito a sangue trasmettere. granata, no, cioè non lo devo dimostrare a nessuno Assolutamente. perché hanno messo pure in dubbio questo, Sei no? proprio l'ultimo che deve dimostrarlo. Perciò, cioè anche se in questo momento dovesse venire il Real Madrid, no? A chiamarmi per qualsiasi ruolo, cioè io questo progetto non lo lascerei neanche per la società più importante del mondo, perché ci credo e perché voglio fare insieme a tutte le altre persone che compongono la società qualcosa che rimanga negli anni, no? Come stiamo vedendo lì, no? E perciò il progetto è quello che ho chiesto di darmi la mano ai calciatori, allo staff tecnico, perché questa società vuole rimanere negli almanacchi, no? Anche se non ci sono più quelli di una volta, come parlavamo prima, però vogliamo fare qualcosa di importante per la città. Una risposta un po' più breve, però la domanda è importante. Il Nardò riuscirà ad avere un centro sportivo? È un'utopia oppure secondo te è qualcosa di realizzabile? Io cerco di essere il più breve possibile, però qui tocchiamo un tasto. Sinceramente, con questa è una cosa che dovremmo parlare col comune, no? Per cercare di darci almeno una mano, no? Per quest'altro obiettivo da realizzare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di velocizzare i tempi. Per cercare di avere una casa nostra. Abbiamo lo stadio, però lo stadio sappiamo bene che possiamo andare solamente a giocare la domenica, fare qualche allenamento con la prima squadra. L'alternativa sarebbe il sintetico, fare il sintetico allo stadio e usufruire dello stadio, no? Cioè, tutti i giorni per 10-12 ore. So benissimo che il sintetico non è l'erba naturale, però in questo momento se non abbiamo delle Alternative. rassicurazioni oppure un input da parte dell'amministrazione su questo discorso qua, ci vediamo costretti a trovare l'unica soluzione che abbiamo è questa qua, cioè cercare di sfruttare al massimo lo stadio.
e convertirlo in erba sintetica, con grande dispiacere. Però, come dicevamo prima, come abbiamo detto tante volte, noi ragioniamo da azienda, e perciò il Nardò dovrà arrivare al punto che si manterrà da solo. Cioè, non, purtroppo ormai sono passati i tempi, e penso che persone tipo il grande presidente Papadia, no, ce ne siano poche in giro. E i tempi sono cambiati, perciò dobbiamo cercare di costruire una società che si mantenga da sola. Perché Alessio Antico oggi c'è, magari fra 3, 4, 5 anni non c'è più, ma questa società deve sopravvivere, perché per Nardò il calcio è vitale, e Nardò è una città che vive di calcio, ed è assurdo che non ci sia un centro sportivo e che non ci sia una scuola calcio. Noi abbiamo organizzato la nostra scuola calcio all'Equile, mi sembra assurdo che un bambino di Nardò deve andare all'Equile per poter giocare nel settore giovanile o nella scuola calcio del Nardò. E perciò queste, speriamo che il sindaco, oltre a tutte le opere che ha fatto, ci dia una mano anche per andare avanti, per far andare avanti questo progetto, che ricordo la maggior parte dei soci della società sono tutta gente neretina e di Nardò, no? Di conseguenza. Bene, riflessioni importanti da parte di Alessio Antico, il nostro amministratore. Noi stiamo per chiudere la trasmissione, mi verrebbe di continuare perché domande ne avrei tante da fare. Che chiuderei con un flash, con un sì o un no, ma veramente con sì e un no e con un saluto. Samuele, il Covid cambia, è una domanda a cui credo di rispondere a tutti quanti. Il Covid cambierà il calcio, sì o no? A livello di riforme ti riferisci? No, mi riferisco a livello proprio di sport e di partecipazione, perché lo ha fatto cambiare in sostanza. Adesso l'ha fatto cambiare con questo discorso che nessuno può venire allo stadio, non può seguire la propria squadra del cuore da vicino. Formulo meglio la domanda, il calcio si riapproprierà della sua bellezza augurandoci che passi questa pandemia? Sì, al più presto sì, io penso sì, che il calcio torni come lo era prima. Bene, un saluto da parte tua ai nostri amici. Saluto tutto il popolo neretino e gli dico solamente di starci sempre vicino in ogni momento e in ogni partita. Perfetto, Michele, la tua considerazione a proposito. Io presumo, spero, diciamo, che nel momento in cui la campagna vaccinale avrà raggiunto, no, il suo punto più alto, tutto possa tornare alla normalità, quindi si possa tornare regolarmente allo stadio, e spero anche che questa opportunità che si sta creando adesso attraverso i mezzi, no, a nostra disposizione tecnologici, di vedere le gare in trasferta, magari questa possibilità possa anche permanere nel momento in cui si ritornerà allo stadio per esempio assistere alle gare in trasferta, opportunità che ci è data in questo momento e che potrebbe anche rappresentare un introito ulteriore per le società, no? Perché anche la Lega potrebbe pensare di realizzare una piattaforma, un po' come si è fatto nel basket di Serie B, in maniera tale, insomma, che dal momento che in Serie D sappiamo bene che soltanto le squadre delle grandi città hanno una televisione dietro che effettua, no, tutte le dirette domenicali, potrebbe essere una soluzione per consentire ai tifosi di vedere la propria squadra in trasferta e alla Lega e alle società di arrotondare i propri introiti. Alessio, che cosa ha determinato questo virus, brevemente? Penso che questo... C'è il Covid, che è una situazione reale che sta comunque, come dire il termine, sta penalizzando un po' tutti, no? Compreso il calcio. Però, e mi prendo le responsabilità di quello che dico, e penso che anche il governo è una forma pure per distruggere, no? Il tifo organizzato, perché ancora siamo rimasti forse a 20 anni fa, no? Cioè, ormai il calcio senza gente è niente. Cioè, stanno facendo
di tutto per allontanare i tifosi dalle rispettive squadre. Però mi sento di dire che è una cosa che non succederà mai, perché cioè, io parlo sempre per Nardò, l'attaccamento che ci lega alla maglia, alla piazza e la nostra tifoseria sicuramente non riusciranno ad allontanarla, no? E penso come tante altre piazze dove c'è una cultura di tanti anni calcistica. E perciò io non penso che riusciranno a rovinare il mondo del tifo, no? Diciamo, perché loro stanno colpendo direttamente loro oltre che le società. E niente, aspettiamo che passi questo periodo per poi tornare tutti insieme ad affrontare le partite come un anno fa. Certo. Bene, forse siamo stati un po' lunghi, ci perdonerete, ma quando si parla di calcio si perde il senso del tempo, è un po' come quando si entra nei supermercati dove non troverete mai un orologio al muro. Però siete stati a casa, siete stati in nostra compagnia, non vi abbiamo fatto saltare altri appuntamenti, quindi vuol dire che se siete arrivati a questo punto avete avuto piacere. Salutiamo il nostro difensore centrale Samuele Romeo, grazie di essere intervenuto. Grazie a te. Il nostro prezioso Michele, grazie il suo Fernando. Contributo, saluto a tutti. E il nostro amministratore te, unico Alessio Antico. Finisce qui la seconda puntata. Adesso collegatevi domenica sulla nostra piattaforma Facebook per seguire Nardò Cerignola. Vi saluto come sempre dal salotto 1958. Forza Rossi, avanti Nardò. Messa 2-0 per il Nardò, un gol stupendo.